Secondo te, Momo può essere considerato drag free? Ma vogliamo parlare un po' di figa? Qui direi che è palese l'esistenza di Dio. Uno che non può comprare le proteine, ipotizzo, figurati se va a comprare il GH che costa un miliardo rispetto alle proteine. Quindi lui è nato per fare questo sport, perché ha le clavicole giuste, i fianchi giusti, le rotondità giuste. Queste cose qui non vengono fuori col doping. A voi africani potete avere 112 anni, 8, lo sanno bene, hai 8 anni. Hai 8 anni e hai già con la barba, di la verità. 8 e mezzo. 8 e mezzo. Ragazzuoli, amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo... Video. Allora, sono con Sei preparatissimo, Momo. Esatto. Come hai fatto a indovinare? Ormai era tanto tempo che registriamo. Comunque, oggi video veramente molto esplosivo con un atleta pazzesco e soprattutto un coach e un preparatore che ha fatto la storia qua in Italia. Sono insieme a Momo e ovviamente a Piero Nocerino. Infatti è la prima volta che ti porto sul mio canale e mi fa strapiacere. Volevo sentire una tua opinione professionale su questo atleta pauroso, perché secondo me lui ha un dono genetico incredibile. Questo ragazzone ha praticamente vinto tutto quest'anno. Quante gare hai fatto? Più o meno 21 gare. Quest'anno in diverse federazioni. Tu gareggi sia in federazioni natural che in federazioni doped. E parliamoci chiaro, fa il culo sia ai natural che ai doped. Questo non lo so. Momo, che stai aspettando? Togliti un attimo la maglietta, facci vedere la condizione. E basta, poi. Ragazzoli, guardatelo. Ma io l'ho visto sto stronzo l'anno scorso, o due anni fa, che hai battuto, che hai vinto l'assoluto al Due Torri, che c'era il mio padre, Dario Paolozzi, me l'hai sodomizzato in diretta. L'anno scorso era, sì. Ci sta, ci è sta. È vero, classico. Dario, dopo me lo girate sto coso, così lo metto okay, anch'io. Ok, esattamente. Ragazzi. Quest'anno fa sia bodybuilder che classic. Allora, è un ragazzo alto 1,93 m, ecco, è altissimo. Giusto per capirci che io non sono un hobbit, cioè lui che è guasto. Tu sei 1,80 all'incirca. All'incirca, un po' meno. Sono nato 1,80 m, poi con gli squat 1,71 m. No, 76. Chiamiamogli qualche posa. Posa. Ma io direi o da bodybuilder o da classic, togliti anche i pantaloni. Sei un classic physique. Tu lo vedi il talento, che quando uno sta rilassato. Il professionista prima. Vabbè. Lui lo sa di tutto, praticamente se lui mi dice togli i pantaloncini, il pantalone me lo tolgo. Attenzione. I pantaloncini no, i pantaloni. Fammi vedere le gambe a proposito. Ecco, vediamo un attimo i quadricipiti. Questo è il più importante. Stava venendo giù anche la mutanda, ma l'abbiamo scampata anche stavolta. Peccato con questo. Ragazzi, Piero è simpaticissimo. Vieni, passo. Me l'hai beccato con questo ormai. Vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutta la mia integrazione completa che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, whey protein per soddisfare il mio fabbisogno proteico, creatina che la utilizzo ogni giorno, multivitaminico omega 3, salse 0, sciroppi 0, barrette proteiche che mangio durante la giornata, vi ricordo che troverete tutti questi prodotti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, utilizzate il codice DEN per avere i maggiori sconti aggiornati sul sito di Bulk. Ragazzi, insomma, qui direi che è palese l'esistenza di Dio, così. Allora, la pelle sembra quella di un cavallo da corsa, Varen quando vinceva le gare di corsa, il cavallo, aveva la pelle così, e qui super siamo... attaccata. Allora, questo non è uno sport, quando si arriva a certi livelli, e qui... abbassiamo la tendina del ridanciano. Questo non è uno sport per tutti, è uno sport per tutti, però poi chi vince veramente nei posti, nei luoghi determinati alle vittorie quelle serie, poi è così. Ma io penso che anche Babacar quando ha fatto... Ma lo conosco bene, lo sa. È nato, non so se fa qualcosa, fa poco. È nato. Quindi, ragazzi, cioè, perché intanto... la domanda qua sorge spontanea: sì. Questo atleta è natural oppure doped? Ma io ripetiamo: questo atleta gareggia dire... sia in federazioni testate, è appena andato a fare un test antidoping comunque, e sia in federazioni doped. Ovviamente, i commenti che arrivano sono sempre gli stessi. Figuriamoci se lui è natural. Sì, natural e anche vegano. Sì, stacca un giorno prima e risulta negativo al test antidoping. A parte l'ignoranza di chi commenta. Sei anche vegano, anche... Io questa cosa non ho... storia di staccare, questa cosa non ho mai fatto. E anche i doping non l'ho mai usato. Guarda, diciamo la verità, le proteine che prendiamo tutti quanti, che sappiamo è natura, giusto? Io lo uso per 6 mesi e 6 mesi mi fermo.
Cioè non mangi le proteine in generale o quelle in polvere? Quelle in polvere, dico. Ah, okay. La carne sì, lo mangio tutto. È santo di Dio, cioè, non mangiavi neanche le proteine esatto. A questo punto. No, infatti... Cercavamo l'astronave parcheggiata. Aliena, di quelle... Diciamo le proteine in polvere che usano tutti quanti. Molto questo bene. Questo in genere, anche i creatini amminoacidi, questa cosa che serve a tutti quanti. Ma dimmi perché. Dimmi perché non hai soldi a sufficienza per poterlo fare. Non è questo. Perché questo deve essere un mantra per tutti, perché questo non è uno sport come la Formula 1. Esatto. Ah, ma se non ti fai 10 unità di GH al giorno non vai da nessuno. Non sto dicendo sì, anche no, per, no, è vero, è vero. Per i insomma, per quelli che vanno a fare gare sì, forse un, diciamo. Non un livello superiore al tuo come fisico. Gare tipo la Pro League, come fa Andrea Presti che vuole andare all'Olimpia. Ma certo, adesso io non sto dicendo che sono richiesti comunque canoni a parer mio anche diversi rispetto a quello che ma certamente no, vabbè, adesso prendiamo Andrea Presti perché è il totem di riferimento esatto. In Italia per la fisicità. Esatto. Dopo di lui c'è il vuoto cosmico, parliamoci chiaro. E non solo sulla fisicità, ma per me subito dopo può arrivare veramente questo ragazzo. Con questo io non voglio sponsorizzare né altre scelte, ma tu veramente puoi andare a fare le gare della Pro League nei Classic e fare veramente dei danni grossi. Io non so perché voi non l'abbiate già fatto. A parer mio, lui può andare molto bene anche come main physique. Ti posso chiedere una semirilassata frontale? No, main physique va benissimo, solo che gambe così è... È sprecato, stai dicendo. Dopo si può fare anche la doppia categoria, non so, qua se ne posso fare 10, 15. Però la domanda più importante, che sarebbe anche la domanda più stupida, tu, che sei un grande esperto comunque di bodybuilding, non solo natural bodybuilding, a parer tuo... Può un atleta arrivare a questa condizione? Lui pesa 100 kg, quindi stiamo parlando 100 kg di muscoli con questa BF, può arrivare senza utilizzare nulla? Allora, noi tutti siamo abituati a ragionare su asticelle che sono personali. Ad esempio se stesso, io ho passato la vita a litigare con persone che ponevano se stesso come limite oltre il quale non c'era... Un limite natural. Sì, c'era uno... Quando tu usi questo parametro, vuol dire che veramente ti sei costruito, limitato, sei costruito un perimetro, scusami, molto, molto ristretto, molto piccolo, nel quale stai navigando solo tu. Io ho visto cose nella mia vita, e c'è anche, io penso proprio che Filippo Picci, anche lui, sia natural, per il semplice motivo che lo dice, per il semplice motivo che è una forza pazzesca. Lui è nato per fare questo sport, perché ha le clavicole giuste, i fianchi giusti, le rotondità giuste, queste cose qui non vengono fuori col doping. Perché la mia genetica lo so, ancora io mi dico sempre, non ho mai finito di crescere, neanche se ho finito, ma comunque dalla mia testa posso andare ancora avanti, senza, me lo dico sempre. Sei io. Più ipertrofico, non devi dire mai no. È più ipertrofico nel cervello che nel corpo. Vero. E abbiamo detto tutto. Vero. Come quando Berlusconi disse a Rosy Bindi, sei più bella che intelligente, che è stata una battuta famosissima. È diventata famosissima. Lui è più intelligente e più motivato che non sempre, già fisicamente predisposto. Io e mio coach, quando siamo visti, ha detto che io l'ho detto la prima cosa, pesavo 85 kg. Ho detto che coach, io praticamente veramente tutti quanti mi dicono io lo coach così e così. Io voglio mettere 10 sotto, 5 sopra, voglio prendere 15 kg. Per no, non ce la faccio. Ha detto no. Ma comunque io provo, io te lo dico, ma comunque se l'ho fatto una bella cosa, lui me l'ha detto così, ci provo, così, infatti sono andato, fino ad ora, sono cioè, 2 anni che mi alleno con lui, come il giorno quando l'ho detto, dopo questo mi sono fermato per 2 anni, allenamento, preparazione bene, ora sono a 100 in gara, quindi sono arrivato. 100 kg? Sei arrivato a 100, non che sono ora, arrivato, sono a perché 100, in italiano sono arrivato molto spesso... Che è finita la. Sei già... Ma questo è un limite dell'italiano. Infatti, questo è. Questo è un limite dell'italiano. Mi piace quando mi contraddici per le parole, mi piace veramente. Io, guarda che sto facendo. Io peso un bulk 115 quest'anno. E il tuo è un bulk pulito? Un bulk pulito. No, non pulito, un bulk comunque diciamo pulito perché io mangio sempre la stessa. Diciamo che è facile nel suo caso raggiungere 115, ragazzi. Pesa comunque. In gara, perché io un bulgur mangio sempre pulito per me, perché quando mi vedi tu, io mi appanno solo, metti sul gluteo e sulla schiena, ma davanti per avere la pancia così enorme no, sono grossi ma la schiena è appannata, c'è un po' d'acqua, questa cosa, 115, la definizione mano a mano che scendo bassa di grassi questa cosa, arrivo a 197-98 in gara. Ma oggi, dopo agosto, il mese d'agosto, che sto facendo questa gara a 100 kg, è una cosa veramente non riesco a credere, neanche io. Mi ha detto che sei grosso, ma cioè,
come che cosa hai fatto? Non c'è niente. Neanche io mi chiedo, perché io mangio pure tante, veramente, dico la verità. Ma che lavoro fai, scusa? Dirlo, scarico carne, l'autista. Lui trasporta carni praticamente presso supermercati e macellerie. Cioè partono che dentro ci sono 10 kg di carne e arrivano e ce ne sono 8. A posto. Esattamente. E questo è il lavoro. Questo è lavoro. Capo, è interessante questo lavoro. Però visto che nessuno nei miei video, ovviamente ragazzi lo sapete molto bene, per chi mi segue sul mio canale porto diverse persone geneticamente molto molto dotate, degli atleti incredibili, però molto spesso purtroppo a causa dell'ignoranza, che ripeto ancora una volta, la miglior arma per combattere l'ignoranza, in questo caso la cultura, dichiarano di essere natural. E io sentendo la loro storia, perché prima io ovviamente analizzo che ho davanti, li ascolto, vedo qual è la loro storia, vedo qual è il loro stile di vita e ci posso credere, ed effettivamente io le credo che lui è un atleta natural, anzi drug free, visto che qua vogliamo comunque specificare essere, non ha mai utilizzato nulla. Mai, anche andiamo, facciamo due passi indietro alla domanda sua, perché non l'ho risposto fino ad ora. Ha detto che perché ti fermi per le proteine per 6 mesi, questo non l'ho risposto giusto, che non è soldi, che cosa succede, non è che sono i soldi, visto, ma è questione di problematica proprio per me. No, ti facciamo 3 passi indietro. Io la domanda l'ho detta perché figurati uno che non può comprare le proteine, ipotizzo, figurati se va a comprare il GH che costa un miliardo rispetto alle proteine. Quindi era questa la domanda, esatto. Si dice retorica in italiano. Ma 3 passi indietro. Ma esatto, quindi non voleva essere, no, tu sei, perché per i soldi. Quindi figurati se uno non può prendere le proteine, figuriamoci se può prendere. Perché io di genetica già sono nato con un reno di genetica, diciamo così, che è bello enorme, cioè a 12 centimetri. Alcuni nascono, il dottore ha detto 6 o 7, arrivi, e la mia si trova a 12 centimetri, quindi è enorme. Quindi non devo troppo abusare di proteine. Io di già reni, stiamo dicendo reni, enorme. Non devo troppo abusare di proteine per lavare troppo i reni. Io mangio troppo carne pure. L'ultima volta ho comprato 1000 euro di carne con il mio patrono, il mio capo, quindi sai che noi africani quando cuciniamo il riso non cambia, ma il succo che facciamo è quello che cambia. Possiamo fare oggi i pomodori, il burro d'arachidi, il succo, in modo mettiamo cipolla, pomodori, carne, questa cosa di genere, solo quello che cambia. Ma è questa che mangio io da gennaio a febbraio, non cambia il succo solamente, non è che subito... Ma adesso con quanti etti di riso sei per prepararti così? Ora sono 800 grammi. 800, mortacci tu un'altra volta, mi tocca dirti... Ma lo sai che 800 grammi sono morendo? Io salgo proprio, sul palco no, dopo noi ci mese. Preparavamo a 100 grammi alla settimana, bravo, quanti chili ci siamo persi di muscolo? Sto cominciando a rivedere questa cosa. Io oggi sono venuto ad aiutare Momo perché ovviamente il dottor Emiliano Caputo non è riuscito a venire, sì. Quindi oggi l'ho aiutato con pump e olio. Perché per il resto questo ragazzo è già preparatissimo. Diciamo, ma io anche se dico... Scusa, anche se dico alcuni non crede. Mi dicono la dieta come fai, come hai detto tu, come si chiamano? Che cosa? La parola che mi hai detto avanti ieri, carico. Ah sì, io gli ho chiesto, ma tu la P-Quick come l'affronti? La P-Quick. E lui mi la fa, P-Quick. P-Quick? Cos'è la P-Quick? Sto pensando se se l'era trombata, me la sono trombata la settimana scorsa. La P-Quick. La P-Quick è questa cosa, dici, non ho mai fatto, non lo so anche, anzi dico la verità. Sì, ma non è un peccato, Lo so, voglio dire. Non è una cosa brutta. Perché la getta neanche non lo segue, quello che guardo io, perché dai, come te l'ho detto all'inizio, io nella mia testa devo sempre migliorare, devo sempre andare avanti, dico, nel mio corpo, che non ho finito di crescere. Quindi posso fare oltre di questa. Quindi ogni giorno... Cerco solamente, dopo la gara, vedi che subito scappo. Ma se l'adottassimo anche noi, non noi, questa filosofia del poter, dico sempre l'Adidas e la Nike, you can do it and impossible is nothing. Se ci hanno fatto un impero, questi, è perché c'è un motivo, c'è un motivo. Dopo ci sono i blocchi, però come nel film, che tu non so se l'hai visto, Truman Show, con la tua barchetta, finché non vai a sbattere contro il muro, tu non sai dov'è il tuo limite. Infatti, e lì finisce il tuo... E allora lì rimani in quella rimani zona. Rimani bloccato. Ma vogliamo parlare un po' di figa? Perché hai parlato di riso, pomodoro, però non siamo entrati nel cuore della situazione. Però dai, complimenti, sei un fenomeno. No, davvero, neanche io mi dico che sempre. Che poi, io dico allora, qual è comunque, ragazzi, questo qua... Qualunque sport avesse fatto sarebbe stato un fenomeno, certo. Secondo me sì, poi magari in un certo ambito più certo, da esplosività certo, o da più certo. Endurance non lo sapremo. Sono d'accordissimo.
per me è più da esplosività. Questa struttura gli permette comunque di fare tutto. Alcune non ho capito ancora, sono 17 anni che mi alleno, posso dire quasi 18. Perché ho cominciato in corso d'avorio, ma le gambe sono 4 anni che l'alleno, 4 anni pieno con i programmi. Io sono aumentato ancora più quando ho cominciato il programma con il mio preparatore. Sai che noi in Africa lì non abbiamo programmi per dire che facciamo questa oggi, domani, così così. Ci alleniamo come vogliamo. Le gambe anche in corso d'avorio non avevo mai toccato. L'ho fatto vedere le foto. Io ero qua 2 anni fa a Vicenza, avevo le gambe cosce piccole così. Quando sono andato giù in Calabria, che ho conosciuto il mio preparatore 4 anni, 5 anni ci allenavo insieme, e questo ha avuto il femorale bene, coscia così, per lui. Dio, quanti anni hai? Secondo te quando me lo dai tu? A voi africani potete avere 112 anni, 8, e sembrerà lo sono bene, hai 8 anni, hai 8 anni hai già con la barba, no, di la verità. 8 e mezzo. Quanti ne hai? No, 30, sono di 88, 29 marzo 88, diciamo 34. 34, diciamo, che poi vi censiscono così, dai, ma ho un figlio nato da 3 anni, vabbè, facciamo che è nato oggi. Perché io ho una figlia di 4 anni. Ah, complimenti. Grazie. No. Complimenti. Una bambinella che... Voi vedete Momo per la prima volta in pump, pelle super attaccata, svenatissimo, prima di salire sul palco. Ok, molti di voi magari pensano, facile con gli aiutini, facile col GH, passa anche i test antidoping, basta che stacca un mese prima, 2 settimane prima, 2 ore prima e supera il test. Non, giusto? Funziona così? Non funziona per quelli così. Che ci guardano. Però come rito consolatorio, cerchiamo di voler bene anche a coloro che ci guardano. Infatti sì. Come rito consolatorio voi lo potete pensare. Glielo facciamo pensare che lui 2 ore prima, 2 giorni prima. Tanto a te non cambia un cazzo, ti giuro, non ti cambia un cazzo, no, di la verità. No, veramente. Quindi quello che volevo, lui è ciò che voi volete che egli sia. Infatti sì. E adesso non avremo mai la prova del 9 perché infatti tu non. Sì. Però se tu facessi la preparazione di Coleman che l'ha fatto passare da 15esimo nono all'Olimpia a primo, io ho qualche sospetto che lui sarebbe il nuovo Coleman prima di sfondarsi, perché poi anche lui dopo ha esagerato con le masse, ma c'è stato qualche anno prima del Coleman, quello con la K, mettiamola così, estremista, che ma lui è stata la cosa più bella mai passata. Quindi ragazzi, per chiudere il video, domanda fatidica a Piero Nocerino. Secondo te Momo può essere considerato drug free? Assolutamente sì, cioè io l'ho già più volte asserito, ma sono 40 anni che io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Sono andato una volta in un paese caraibico, ai Caraibi c'erano dei ragazzi di colore che giocavano a pallavolo così ed erano chiaramente più magri di lui, ma si intravedeva e questi non sapevano neanche cosa fosse una farmacia. Allora tu quando vedi queste cose e quando vedi persone in palestra che non sapendo anche lì neanche cosa sia una farmacia lievitano in pochi mesi, capisci che ci sono alcuni che sono portati e altri no, come nel calcio, come nel basket, come in tutti gli altri sport. Solo in questo i meriti degli altri sono sempre determinati dai farmaci, perché siamo dei piccolo borghesi così. Poi tra l'altro su un argomento come il corpo nessuno potrà mai ammettere, centimetri a parte che parlano, che uno è meglio di te, mai. Ragazzi, guardate questo 50 di braccio, è pazzesco, eh. Ha questi ventri muscolari che sono spaventosi. È nato per fare questo. Sono veramente spaventosi. Quindi guarda, io ti ringrazio davvero per aver partecipato a questo video. A me fa piacere portare persone come Momo sul mio canale perché a parer mio un natural può. Quindi ragazzi, non limitatevi. E davvero, prima di criticare, prima di giudicare, guardate questo video per intero. Ascoltate la sua storia, ascoltate la sua storia. Comunque... L'abbiamo risolto questa storia. Niente, l'abbiamo già risolto. Abbiamo capito tutto. Io sono veramente molto contento. Ringrazio Piero per questo video. Ovviamente fatemi sapere se volete vedere altri video con Piero Nocerino qua sul mio canale. E che dire, spero davvero che le persone prima di esprimere un loro giudizio su Momo ascoltino attentamente la sua storia, perché questa è la cosa più importante. Tra l'altro tra poco deve salire come classic questo ragazzo, adesso dobbiamo pampare per bene.
al 100%, speriamo di vincere ancora. Ma per il mio è fin troppo estremo per un classico. Ho grande solidarietà per i suoi avversari. I suoi avversari. Però va bene così. Sai che molti li scrivono in privato chiedendoli. Ti prego, non venire. Ma gareggerai? Sì. Perché se gareggi poi non mi presento. Se facciamo una colletta ti togli dal cazzo. È praticamente quello. Puoi vivere così tu. Ma poi sai, la cosa bella è che qua in IMBB lui vince la Procard, va a gareggiare in un'altra federazione, gli tolgono la Procard e lui è costretto a risalire come amateur per prendere la Procard per andare contro i pro. Mi è successo sempre, 10 volte mi è successo. Mamma mia. 10. Questa è la Procard, ce l'ho quasi 20. Prima o poi ti ritirano la patente qua, stai accumulando punti. Esattamente. Quindi ragazzi, che dire, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, un bel commento e noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video. Video. Bravo. Grandissimi.